Ciao a tutti, bentornati su Anita Stories. Oggi nuova challenge con Granny, però questa volta dovrò nascondere io gli ingredienti slime e Granny dovrà trovarli. Se Granny riesce a trovare tutti gli ingredienti slime e riesce a fare lo slime, io avrò perso. Se invece Granny non riesce a trovare gli ingredienti slime, quindi non riesce a fare lo slime, io avrò vinto. Quindi devo riuscire a nasconderli in posti in cui Granny non andrebbe a curiosare o in posti in cui non si immagina. E ovviamente Granny può sempre prendermi per 5 volte, quindi perdo lo stesso se Granny mi prende per 5 volte, anche se non è riuscita a fare lo slime. Quindi iniziamo a nascondere gli ingredienti. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace su questo video. Se questo video raggiunge i 25.000 mi piace, farò la stessa challenge, nascondo gli ingredienti slime, ma da un altro personaggio a vostra scelta. Votate qui nel sondaggio qual è l'altro personaggio che volete. Ok, iniziamo. Allora, innanzitutto apriamo il cassetto delle mie colle. Sì, lo so, sono tantissime. Che colore scelgo? Per Granny devo scegliere un colore brutto, quindi scelgo... Indovinate che colore sto scegliendo. Ta-da! Ovviamente, siccome mi scrivete sempre, ma il verde è bellissimo, lo so, guardate, c'è anche qua dietro. A me piace il verde, il colore, è solo che non mi piace lo slime verde. Ecco perché dico sempre che non mi piace il verde nello slime, però il colore verde mi... rumore, Granny è entrata e ha preso una colla dal cassetto, quindi siamo già in svantaggio. È inutile che nascondo questa perché Granny ha già la colla. Devo prendere gli altri ingredienti e nasconderli bene. Granny sa benissimo che le cose sono nei cassetti, quindi devo assolutamente sbrigarmi e nasconderle. Allora prendo la soluzione per lenti che è qua dentro. Ecco qua la soluzione per lenti. Granny ha un super udito, ma è cieca, quindi è molto più facile per me questa challenge. A meno che lei non senta dove sto mettendo le cose. Per questo ora cercherò di fare il più silenzio possibile. Vado a nascondere questa in camera, anche se non so dove è lei. Andiamo. Ok.
sifone. No, non penso. Forse nella libreria. Cavoletti di Bruxelles, mi ha beccato. Non so se ha preso il bicarbonato. Non so se l'ha preso perché mi ha preso, però non so se ha visto che ho messo, no, non può averlo visto, però magari l'ha sentito che ho messo il bicarbonato lì nella libreria. Vabbè, io vado a nascondere le altre cose velocemente perché ho solo altre 4 possibilità e lei potrebbe già avere la colla e il bicarbonato, quindi è avvantaggiata. Ecco qua. Innanzitutto, questa le nascondo e devo nasconderla, ma questa volta non vado nella camera perché mi sa che lei sta sempre lì, quindi mi è venuta l'idea, e se metto la paletta là sopra? Non so se ci arrivo, sono un po' bassa, però proviamo. Renny? Ah, eccolo qua fuori. Vieni, Merlino. Devi fare silenzio, però. Merlino era in giardino. Shhh. Merlino, vieni qua. Dove è andato? Ciao, Merlino. Saluta tutti. È andato a prendere la soluzione per lenti. No, no, è ancora qua. Beh, vabbè. Meglio così. Merlino sta un po' esplorando casa. Vedete là sopra? Non penso che Granny... ciao Merlino! Non penso che Granny riuscirà mai a prenderlo da là sopra. Anche se Granny è un po' più alta di me, però come farà a vederla là sopra? È impossibile! A meno che non le cade in testa. Ma non penso! Eccolo lì. Dai, è stata proprio geniale questa idea. Ora devo nascondere solo la ciotola. Però c'è un po' troppo silenzio. È strano che Granny non sta andando in giro a cercare... gli ingredienti. Non è che è nascosta qua da qualche parte? Merlino fa casino come sempre. Ho trovato altre due palette che stavano là dietro. È meglio che le nascondo. Andiamo a nascondere questa ciotola. Dove posso metterla? No. No, Granny mi ha preso di nuovo. Quindi ho solo 3 possibilità adesso. Per fortuna sono riuscita a recuperare la ciotola, quindi devo ancora nasconderla. E maledetta Granny mi ha preso la ciotola, ma non potevo fare niente, altrimenti mi beccava di nuovo e avevo ancora meno possibilità. Quindi ora Granny ha la colla, il bicarbonato, la ciotola, gli manca soluzione per lenti e la paletta che è lassù, ma a prendere la paletta, come fa a sapere dov'è? Forse è meglio se sposto la soluzione per lei in un posto più difficile, ma siccome ora ho già nascosto tutti gli ingredienti, ora parte il timer. Quindi se Granny non riuscirà a fare lo slime prima che il timer scada, avrò vinto io. Quindi cerchiamo di guadagnare più tempo possibile. E ovviamente non devo farmi prendere altre 2 o 3 volte, non mi ricordo quante altre possibilità ho, altrimenti perdo in ogni caso. Prendiamo la soluzione per lenti.
Merlino sta facendo un sacco di rumore come sempre. Io devo riuscire a guadagnare tempo. Così il timer va avanti in studio. Oh no. No! Mi ha preso un'altra volta, ma quanto è difficile questa challenge! In più Merlino sta facendo un sacco di rumore. Devo controllare se il bicarbonato era ancora lì. Devo controllare cosa sta facendo Granny senza essere presa nuovamente. Merlino! No, la soluzione per lenti! Mi ha preso anche la soluzione. Stava venendo qua. Comunque, se trova il bicarbonato, ha trovato tutti gli ingredienti. E non le faccio fare lo slime in qualche modo. Devo rubarle qualche ingrediente. Andiamo, prima che ci riesca. Oh no, eccola. No, sta guardando la paletta. Devi aiutarmi, devi fare in modo che Granny non faccia la slime, capito? Aiutami, Merlino! Prendilo, Merlino, prendilo! Prendilo! Maledizione! Prendilo, Merlino! No, l'ho già presa! No! Merlino, mi ha leccato tutta la faccia. Grazie Merlino, lo so che tu mi vuoi dare i bacini, però è un po' strano svegliarsi con te che mi lecchi la faccia. Comunque, ho perso un'altra volta, quindi questa è la mia ultima possibilità. Sarà difficilissimo. Anzi, devo sbrigarmi perché Granny ha tutti gli ingredienti. Quindi è in tempo per fare lo slime. Se fa lo slime ho perso. Andiamo velocemente. Fare gli slime non li so proprio fare, mi va messo così. Guardate quanto bicarbonato! Non so nemmeno se le sarebbe uscito lo slime con tutto questo bicarbonato! Evviva! Ragazzi, questa volta.
volta ce l'abbiamo fatta, anche se pensavo fino all'ultimo che non ce l'avremmo fatta, perché è davvero molto più difficile questa challenge. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace. E se non avete ancora visto Anita Stories, la serie animata, andate a vedere il primo episodio. Vi lascio la casellina qui. Cliccate sulla casellina che preferite e buona visione. Ciao!